Buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Apriamo con un'ultima ora perché la conferenza Stato-Regioni sul tema scuola si è appena conclusa e le regioni e gli enti locali avrebbero dato il via libera alle nuove linee guida per il rientro a scuola da settembre. Notizia che è appena arrivata e che andremo ad approfondire nel dettaglio anche di quelle che saranno le linee guida nelle prossime ore e nelle prossime edizioni. Ora torniamo sul fatto delle t-shirt di Lignano, del Cursal. C'è una nota della coordinatrice regionale della conferenza permanente Donne Democratiche della Friuli Venezia Giulia, Cinzia Del Torre, in merito a questa vicenda del centro stupri. Sono molto gravi, scrive, gli episodi accaduti pochi giorni fa tra San Daniele e Lignano Sabbiadoro, e quindi anche a nome delle Donne Democratiche del Friuli Venezia Giulia ho depositato oggi un esposto alla Procura della Repubblica e inviato una lettera al prefetto. Confido, aggiunge la Del Torre, che le istituzioni preposte facciano piena luce sulla responsabilità dei singoli, sul contesto in cui sono maturati gli episodi e in generale sui pericoli per la sicurezza pubblica. Preoccupa in particolare la premeditata organizzazione dei fatti, coerente con una visione della realtà comune a tutti i protagonisti. Ogni singola maglietta riportante la scritta Centro Stupri è stata personalizzata con un nome identificativo della persona del gruppo, quasi fosse la divisa di un club elitario. Poi la prenotazione dell'intera serata, oltre che la coerenza delle risposte rese attraverso i social media dagli uomini coinvolti, sono tutti aspetti che consentano di sospettare ci sia stata una vera e propria pianificazione. Preoccupa poi, ha concluso la Del Torre, che questi recenti fatti siano stati preceduti da altri episodi di antisemitismo e odio razziale, i quali hanno avuto sempre come centro geografico proprio la zona di San Daniele e della ex provincia di Udine. Le altre notizie: un motociclista è stato fermato in tangenziale a Udine dopo che il telelaser di ultima generazione ha accertato la velocità di 210 km orari, 100 km orari oltre il limite previsto in quel tratto. Gli è stata sospesa la patente, il periodo andrà da 6 mesi a un anno con decurtazione di 10 punti e riceverà una sanzione che va da 850 a 3.400 euro. Il centauro si è giustificato dichiarando che, visto il tratto rettilineo, non ha resistito ad accelerare per provare le prestazioni del veicolo. I controlli sono stati eseguiti dalla Polizia Stradale di Udine, che ha anche individuato lungo l'autostrada A4 un camion frigo che trasportava derrate alimentari con il cronotachigrafo alterato. Per l'autotrasportatore, che ha cercato di eludere i controlli, è scattata una sanzione di 3.600 euro, oltre le spese del deposito del mezzo, causa il mancato pagamento su strada delle sanzioni nell'immediatezza del contesto, nonché il ritiro della patente per il successivo provvedimento di sospensione, che sarà compresa tra i 15 giorni e i 3 mesi. Nell'ambito della campagna di controlli sul ciclo dei rifiuti disposti dal Comando Carabinieri per la tutela dell'ambiente, i militari del nucleo operativo ecologico di Udine, coadiuvati dal personale dell'ARPA, Dipartimento di Pordenone, hanno condotto un'approfondita ispezione a carico di un'impresa di Spilimbergo, operante nel settore del recupero e del trattamento di rifiuti speciali di natura plastica. I controlli hanno permesso di appurare il mancato rispetto da parte dell'azienda delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione unica ambientale. Nel corso dell'ispezione i carabinieri hanno constatato la presenza di un notevole quantitativo di rifiuti non pericolosi, in prevalenza di natura plastica, su aree esterne non autorizzate. All'interno del capannone il NOE ha constatato l'inosservanza del concreto utilizzo degli ambienti operativi specificati in autorizzazione e della presenza di rifiuti depositati a fianco di macchinari non funzionanti, oltre all'eccessivo quantitativo che di fatto impediva l'accesso ai singoli settori. La documentazione prodotta non era sufficiente a dimostrare che non fossero rifiuti. Sulla scorta delle risultanze investigative emerse, grazie anche all'ausilio di personale dei Vigili del Fuoco, del Comando Provinciale di Pordenone e dell'ARPA, si è constatato che l'impresa si era allargata a un vicino fabbricato preso in affitto dal mese di agosto dell'anno scorso, che risultava riempito da oltre 120 tonnellate di rifiuti in assenza del certificato di prevenzione incendi. È stato quindi sottoposto a sequestro l'intero compendio aziendale, costituito da due fabbricati attigui,
per una superficie di circa 600 metri quadri e da un'area esterna di circa 2.500 metri quadri per un valore stimato di circa 1 milione di euro. Denunciato anche l'imprenditore. E veniamo ora alla giunta regionale che ha approvato in via definitiva la manovra di assestamento di bilancio. Fortemente critica nei confronti del governo è stata l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Via libera dell'esecutivo anche ad alcune delibere a favore delle imprese per far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria. Facciamo il punto. Via libera definitivo da parte della Giunta Fedriga alla manovra di assestamento di bilancio. L'assessore regionale alle finanze, Barbara Zilli, ha messo in luce la necessità che arrivino urgentemente dal governo le risposte per costruire una manovra estiva che risponda alle esigenze della comunità regionale. Una manovra che è approvata definitivamente oggi dalla Giunta, che vede saldo zero rispetto alle risorse che avevamo destinato in finanziaria, quindi in un momento come questo, dove ci sarebbe la necessità di dare delle risposte immediate in termini di liquidità per le nostre aziende e le nostre famiglie, noi dobbiamo fare ancora un lavoro di presa d'atto dell'attuale, di razionalizzazione dei capitoli. Ci aspettiamo delle risposte a stretto giro dal governo per poter costruire davvero una manovra estiva che possa rispondere alle esigenze della comunità regionale. Ad oggi però queste risposte non sono ancora arrivate. Su proposta della stessa Zilli, ammontano a 18 milioni di euro le risorse che la Regione destinerà a due distinti bandi a favore delle imprese per fronteggiare le difficoltà emerse con l'emergenza coronavirus. Il primo di questi, con una dotazione di 9 milioni di euro, andrà a finanziare gli interventi per innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca. Il secondo, Impresa Sicura, con gli altri 9 milioni, permetterà di sostenere l'acquisto di strumentazione, dispositivi di protezione individuale, materiali, prodotti o servizi per la sanificazione degli ambienti. Con un'altra delibera, sempre proposta dall'assessore Zilli, la Giunta ha preso provvedimenti in merito a garanzie e tassi di interesse agevolati sui prestiti. Andiamo in Veneto ora, dove è in arrivo una nuova ordinanza di Luca Zaia che sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi e fino al 10 luglio. In sostanza ci sarà il via libera agli sport di contatto e alle processioni, nessun limite di capienza sui mezzi di trasporto, riapertura di ippodromi e saune. Trasporto pubblico locale di linea ferroviaria, automobilistico, lacuale, lagunare e costiero, cioè tutto il trasporto pubblico locale a terra e in acqua, i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico, tranviario e di navigazione interna, lacuale, quindi i laghi, e lagunare, la laguna, si svolgono nel territorio della Regione Veneto nel rispetto dell'allegato 1. Le cui previsioni sostituiscono le disposizioni dell'allegato 15 del DPCM 11/6/2020 e dell'ordinanza 60 del 14/6, per quanto non compatibili con le suddette disposizioni dell'allegato della presente ordinanza. Cosa vuol dire tutta sta roba? Vuol dire che diamo a tutto quello che è trasporto pubblico a terra e in mare e in acqua, diamo ovviamente la capienza da omologazione, obbligo di mascherina, igienizzazione, sport di contatto e di squadra. Guardate, questa è l'ordinanza, una delle più toste che abbiamo fatto. Lo sport di contatto e di squadra è autorizzato, punto. Nel senso che ci si disinfetta le mani, si va a giocare, che non ci sia la febbre, cioè quindi c'è un minimo di responsabilità da parte del praticante, e abbiamo messo un allegato all'ordinanza, se non altro per delle linee guida, ma non c'è da andare col metro a far rugby piuttosto che a giocare a calcetto, a calcio, si fa. Torniamo in Friuli Venezia Giulia ora per parlare di tumori. L'organizzazione della prevenzione è quanto mai necessaria, è quanto ha sottolineato il vicegovernatore Riccardi in occasione della presentazione dell'aggiornamento del registro dei tumori regionale. Sentiamo. L'importanza della prevenzione di un'organizzazione in tal senso è stata rimarcata dal vicegovernatore Riccardo Riccardi in occasione dell'aggiornamento del registro dei tumori del Friuli Venezia Giulia.
I dati su incidenza e sopravvivenza ai tumori dal 2017 al 2018 indicano una situazione epidemiologica complessivamente sovrapponibile a quella registrata nelle altre aree del nord Italia. Il tumore della mammella resta di gran lunga quello più frequente tra le donne del Friuli Venezia Giulia, con circa 1.300 nuovi casi annui, mentre il tumore della prostata, con 1.000 nuovi casi annui, resta la neoplasia più frequente negli uomini della regione. I confronti intraregionali hanno evidenziato un'incidenza particolarmente elevata tra gli uomini residenti in provincia di Gorizia e tra le donne residenti in provincia di Trieste. Tra il 2010 e il 2017 l'incidenza di tutti i tumori è comunque diminuita in modo statisticamente significativo, del 2,8% tra gli uomini e dell'1,1% tra le donne. I dati sono, mi pare, in linea con le regioni del nord, però anche noi confermiamo il fatto che ci siano meno persone che si ammalano di tumore e ci siano più persone, dopo essere stati colpiti da un tumore, che vivono di più. Quindi questo è un lavoro, è un risultato importante del sistema sanitario, dei nostri professionisti, sui quali noi dobbiamo continuare evidentemente a investire anche con i nostri istituti di ricerca che sono a disposizione del sistema regionale. Deve investire sull'organizzazione, in particolare sull'organizzazione della prevenzione, perché se noi conosciamo prima i problemi, riusciamo prima a dare delle risposte. È per questo che bisogna investire in strutture che in troppo tempo non hanno visto quella determinazione di investimento. E quando parliamo di investimento non parliamo soltanto di tecnologia, parliamo anche di competenze professionali, di professionisti che io ho visto e li voglio veramente ringraziare, fare salti da tutte le parti per riuscire a fare quel lavoro estremamente importante che sono riusciti a fare. Spostiamoci ora nelle località di mare. Domani sarà riattivato il servizio del passo barca che collega Lignano e Bibione sul fiume Tagliamento, ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid. L'imbarcazione a ogni viaggio potrà trasportare fino a 25 persone con bici al seguito. Il servizio, previsto fino almeno a metà settembre, farà ogni giorno orario continuato dalle 9 alle 19 e lascerà le sponde dell'attracco di Lignano Riviera e di Bibione ogni 40 minuti. Il costo per tratta è di 1 euro a persona, gratuito invece il trasporto dei bimbi sotto 1 metro di altezza e dei cani. Sentiamo. Da domani il passo barca riapre. Sì, esatto, detto giusto, da domani riapre e fino al 13 settembre sicuramente, ma stiamo già lavorando per posticiparlo sicuramente fino a fine settembre. Io auspico anche per ottobre i fine settimana, anche il tempo permettendo. È un servizio aspettatissimo, auspicato da tantissimi, non solo dai turisti italiani e stranieri, ma anche dai residenti e da tutti coloro che insomma amano la natura, questo bellissimo ambiente. E il passo barca è nato nel 2018 da un forte spirito di collaborazione tra la regione Friuli, la regione Veneto, ma soprattutto i due comuni, Lignano Sabbia d'Oro e il comune di San Michele Bibione. Servizio che comunque dovrà rispettare delle precise misure anti-coronavirus. Quali sì, sono le certo, principali? Certo. Qui, ecco, queste sono le sedie, i sedili, le postazioni e vengono intervallate dal portabiciclette. E siamo all'aperto, c'è l'obbligo sicuramente della mascherina, ovviamente, e il gel per le mani. Ecco, il passo barca sarà attivo ogni giorno dalle 9 alle 19. Come spazi, dunque, quante persone, anche nel rispetto del distanziamento, potrà ospitare? Esatto, ha una capacità di 25 posti con altrettante biciclette. 25 posti, ci sono stati 86.000 passaggi l'anno scorso, auspichiamo anche per quest'anno e sicuramente sarà così, e con una media di 612 passaggi giornalieri. Andiamo anche a Grado, in particolare abbiamo fatto visita allo stabilimento Bora Bora, tra i primi in regione ad inaugurare l'app per le prenotazioni e già adeguato sul fronte del distanziamento. Vediamo. Come si è attrezzato uno stabilimento come il vostro per far fronte alle normative anti-Covid?
Ma diciamo che noi fondamentalmente inconsciamente eravamo già preparati, perché avevamo già degli ombrelloni ben distanti l'uno dall'altro, 4,5 metri, era una scelta che avevamo fatto già negli anni passati, e quindi diciamo che questa circostanza malaugurata, circostanza, è caduta a pennello, perché non abbiamo dovuto fare grandi modifiche. Voi utilizzate l'app per le prenotazioni? Sì, anche questa da diversi anni abbiamo l'app, siamo stati fra i primi in regione ad averla, che permette di prenotare l'ombrellone comodamente da casa. Servizio del bar anche all'ombrellone, comunque noi facciamo servizio al tavolo, anche questo da molti anni ormai, sono scelte aziendali che avevamo deciso già da tempo, e quindi il meno disagio possibile per i nostri clienti. Come sta andando la stagione? Ma devo dire che la gente ha bisogno di mare, ha voglia di uscire, di stare all'aria aperta, e quindi benissimo così, perché tutto sommato la stagione non sta andando male, anzi. Gli stranieri stanno arrivando? No, gli stranieri stanno arrivando con difficoltà. Credevamo che con l'apertura delle frontiere la cosa fosse molto più imponente, invece alla fine anche loro si vede che hanno un po' di timore, o dipende dai media cosa dicono all'estero, o stanno arrivando piano piano. Ma per fortuna gli austriaci, insomma, adorano grado e un po' alla volta arrivano. Quindi con quale spirito vi state preparando al momento clou della stagione, che sarà luglio-agosto? Noi siamo prontissimi, aspettiamo tutti a braccia aperte, e siamo super organizzati, manteniamo quelle che sono le distanze di sicurezza, teniamo ordinati, puliti e igienizzati sia gli ombrelloni che le attrezzature che i giochi dei bambini, e siamo pronti. Andiamo ora a Pordenone, dove la viabilità in via Udine è modificata per un cantiere che entro novembre 2021 realizzerà la bretella sud, strada di collegamento tra l'autostrada A28 e la Pontebbana. La circonvallazione sud di Pordenone prende forma. Prosegue il cantiere sulla strada che collegherà l'autostrada A28 alla Pontebbana, che sarà percorribile dall'autunno 2021. E che adesso ha reso necessaria una deviazione su una bretella in via Udine per consentire lo spostamento dei sottoservizi. Per 9 mesi, dunque, la viabilità lungo questa arteria sarà modificata e il traffico deviato in prossimità dell'incrocio con via Levade. Un'operazione che consentirà di scavare la galleria che passerà sotto la viabilità comunale e sotto la ferrovia. Il cantiere complessivo, salvo sorprese, sarà chiuso entro novembre del 2021. Questa strada, di valenza extraurbana, comincerà l'uscita dell'autostrada A28, interporto Dogana. Passerà lungo il perimetro dello stesso interporto e diventerà un tunnel per uscire in prossimità della rotatoria davanti al centro commerciale Meduna. La bretella sud sarà in grado di togliere dal tratto comunale della statale 13 il 16% del traffico. Un'opera da 18 milioni di euro, concepita nel 2007, appaltata nel 2014 e di fatto avviata solo l'anno scorso, a causa del fallimento dell'azienda che aveva vinto l'appalto. Lasciamo i fatti terreni, diciamo così, per dedicarci ai misteri dell'universo che da sempre affascinano un po' tutti. E in questi giorni l'attenzione degli esperti e degli astrofisici è concentrata sulle onde gravitazionali, che indicano la presenza di un oggetto oscuro nella cosiddetta area grigia. Cerchiamo di capirne di più. Un oggetto dalla natura misteriosa è stato ingoiato in un solo boccone da un buco nero 9 volte più pesante di questa catastrofe cosmica avvenuta 800 milioni di anni fa. Quello che resta è un buco nero con una massa 25 volte quella del Sole. Il cinguettio dell'onda gravitazionale che ha prodotto è stato catturato dai rivelatori Advanced Virgo dell'Osservatorio Gravitazionale Europeo, e al quale l'Italia collabora con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e i due interferometri gemelli negli Stati Uniti. Descritto su The Astrophysical Journal Letter, il segnale è davvero difficile da decifrare. Indica un oggetto dalla massa insolita, pari a 2,6 volte quella del Sole, mai osservata finora. Rileva il responsabile della collaborazione Virgo, Giovanni Losurdo, dell'Istituto di Fisica Nucleare. Secondo le ipotesi più accreditate, potrebbe trattarsi della stella di neutroni più pesante mai vista o del buco nero più leggero mai osservato. In un caso e nell'altro, l'oggetto sconosciuto si trova esattamente nell'area grigia che gli astrofisici chiamano mass gap e che da tempo è un vero e proprio rompicapo. Come sta accadendo dal 2017, con la nascita dell'astronomia multimessaggera, che vede fisici, astronomi e astrofisici puntare simultaneamente i loro strumenti sulla stessa porzione di cielo da cui è stata rilevata un'onda gravitazionale per catturare l'evento con segnali diversi. Anche in questo caso i ricercatori coinvolti hanno allertato gli astronomi di tutto il mondo non appena ricevuto il nuovo segnale. Subito molti telescopi terrestri e spaziali sono stati puntati sulla zona di provenienza dello strano cinguettio, ma è stato inutile. Una storia, questa, che indica quanto ci sia ancora da capire sull'universo e la sua evoluzione.
Veniamo allo sport con l'Udinese, dopo queste giornate intense con insomma, l'infortunio, il grave infortunio di Mandragora, che deve però tenere alta la concentrazione sul prossimo impegno, perché insomma è di quelli tosti, di quelli impegnativi, contro un'Atalanta che sta quasi ancora meglio di come l'avevamo lasciata. Allora andiamo a capire come prosegue il lavoro dei bianconeri. Ci colleghiamo con Jacopo Romeo. Buon pomeriggio, Jacopo. Ciao Giorgia, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio ai nostri telespettatori da casa. Come prosegue il lavoro dell'Udinese? Innanzitutto è proseguito stamattina con una seduta mattutina di allenamento nella quale si è iniziato ad andare più nello specifico sui temi tattici. Infatti la squadra si è allenata a porte chiuse, soprattutto per quanto riguardava la seconda parte, quella finale dell'allenamento, in cui si è iniziato a soffermarsi sullo spartito tattico per il match di domenica. Un match che l'Udinese affronterà senza Mandragora, ma questa sarà una cosa destinata a durare fino a fine campionato. Chissà anche oltre, ed anche senza De Paul squalificato. La logica, o meglio la soluzione più immediata, porterebbe a pensare che il centrocampo sia obbligato con Wallace, Jaialo e Seco Fofana, però chissà che Gotti non decida di cambiare qualcosina, di preferendo magari affidandosi a qualche giocatore adattato nello spot di mezzala, come nello scorso anno in un paio di occasioni era stato Strüger, avendo così un po' più di dinamismo lì dove l'Atalanta tende a far più male, cioè con questi uno contro uno a cui ti costringe soprattutto in fase difensiva, che per tutti, la Lazio, la Juve, tutte le squadre del nostro campionato lo testimoniano, possono essere fatali. Questo tipo di dubbio però, questo tipo di valutazioni saranno tutti sciolti domani. Ad esempio anche quello legato all'attacco e anche alla difesa, perché la difesa, nonostante il gol preso in contropiede, aveva fatto bene nella gara contro il Torino. Magari la variazione che si può ipotizzare è un rientro al primo minuto di Rodrigo Becao, o magari riallargare Neutink a sinistra per ricoinvolgere Kong, nonostante Bram Neutink sia stato, se non il migliore, tra i migliori nella gara dell'Olimpico, giocando nel cuore del terzetto difensivo. Davanti invece è più lecito, sarebbe aspettarsi magari un ritorno di Kevin Lasagna dal primo minuto al fianco di Stefano Caca, per sfruttare le sue doti di velocista, di contropiedista, contro una squadra che attacca spesso e volentieri al primo organico come l'Atalanta. Tu facevi riferimento giustamente alla situazione di Mandragora, che ieri vi avevamo raccontato si doveva operare, si è operato, è andato tutto per il meglio, tutto liscio il suo intervento al ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato e la regolarizzazione del menisco esterno. Tempi di recupero che saranno lunghi, insomma, possiamo tranquillamente, come orizzonte temporale, pur non sbilanciandoci, immaginare che Mandragora torni a giocare nell'anno solare 2021. E dunque gli rinnoviamo da parte di tutti l'in bocca al lupo, e chissà che la squadra, sicuramente, visto che lui era uno dei leader in campo e fuori di questo gruppo, voglia regalare un gran risultato contro una squadra fortissima, anche perché lunedì Mandragora, non col sorriso sulle labbra visto il grave infortunio occorso, gli festeggerà anche il suo compleanno. Chiudo, Giorgia, dicendo che domani nel primo pomeriggio vi faremo ascoltare la nostra edizione alle 16 anche le parole di presentazione della partita di mister Luca Gotti. A te. Perfetto, grazie mille a Jacopo Romeo. Io vi lascio sulla pagina Facebook del Premier Conte, che non parlava da un po' e tornerà a farlo nel corso di questo pomeriggio, riguardo al tema con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale, ovvero le linee guida per l'anno scolastico che partirà da settembre. C'è stata la conferenza Stato-Regioni e le regioni e gli enti locali avrebbero dato il via libera a questo piano elaborato dal governo, e quindi ci sarà la conferenza del Premier con la ministra Lucia Azzolina per capire che cosa succederà. Ovviamente vi racconteremo tutto nella prossima edizione live del nostro telegiornale alle 19. Vi aspettiamo, a più tardi.